Bene, buonasera a tutti. Gli italiani sono un popolo di eroi, vedo, perché devo dire che commentavo poco fa che in un certo momento della giornata non avremmo onestamente osato sperare che il pubblico fosse così numeroso. Grazie a tutti per essere intervenuti a questo secondo incontro del ciclo L'economia in scena. Per quelli che c'erano la volta scorsa, il senso che abbiamo voluto dare a questo ciclo di incontri, che è alla sua prima, speriamo non ultima, edizione, è quello di portare un po' nel palazzo della cultura di questa città, nella piazza, in mezzo a tutti, quella che è la riflessione talvolta troppo tecnica, troppo riservata a un gruppo di addetti ai lavori e che quando viene divulgata attraverso i mezzi di comunicazione di massa spesso viene fatta da non professionisti in modo a volte impreciso, a volte fuorviante, a volte volutamente fuorviante, perché certi temi diventano materia di contrapposizioni politiche, vengono affrontati o per incompetenza o viceversa con dolo, diciamo, in modo non obiettivo. E quindi la riflessione che noi che cerchiamo di lavorare sui temi dell'economia facciamo quotidianamente nel nostro lavoro al Dipartimento Universitario e che cerchiamo oggi di portare qui ha proprio questo senso e questo significato. L'altra cosa che mi piace ricordare è che questa è un'iniziativa attraverso la quale l'Università di Genova e segnatamente il Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Scienza Politica propongono degli incontri che sono di volta in volta condotti da uno di noi, da un collega economista di uno dei dipartimenti. La volta scorsa abbiamo affrontato un tema un po' nuovo, un po' di nicchia, ma come avete visto quelli che c'erano molto articolato, quello della cultura come fonte di, come motore della ricchezza dei territori e delle società. Oggi affrontiamo un tema direi ancora più attuale, ancora più stringente nel dibattito italiano ed è quello del debito pubblico. Cosa sarebbe il mondo senza debito pubblico? Cosa sarebbe l'economia senza debito? Noi siamo abituati a pensare che qualcuno fa un debito per realizzare un investimento che produce dei frutti con i quali tra le altre cose ripagherò il debito che ho fatto all'inizio. Ebbene, questo è quello che succede normalmente in un'impresa, ma nel campo delle scelte pubbliche, nel campo delle decisioni di spesa pubblica, non sempre le motivazioni sono così nette o talvolta sono nette, ma poi per strada si perdono e producono dei risultati non voluti. Allora, questo è un tema molto complesso per il quale servivano dei relatori d'eccezione, infatti ce li abbiamo e quindi smetto subito di parlare io perché l'incontro sarà articolato con il formato che avevamo anche martedì scorso in questo modo. Ci sarà prima la lezione in qualche modo del nostro collega del Dipartimento, in questo caso si tratta del professor Luca Beltrametti, ordinario di politica economica nel Dipartimento di Economia e già direttore del Dipartimento di Economia della nostra Università fino all'anno scorso, dal 2013 al 2018, che appunto ci farà questa introduzione sul debito pubblico. E poi avremo questo dialogo che sono sicuro sarà molto articolato e interessante con Carlo Cottarelli, che possiamo ormai definire una celebrity del mondo televisivo e delle comunicazioni, ma che prima di questo è un grande economista con una vastissima esperienza internazionale, intervistato in qualche modo da un altro economista che siamo abituati noi genovesi in particolare a leggere sulle pagine del secolo XIX, che è Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, istituto di studi economici di visione dichiaratamente liberale, di cui avete certamente sentito parlare in molte occasioni. Quindi un gran bel programma, io cedo subito la parola al professor Luca Beltrametti per la sua lezione introduttiva. Io partirei dal debito e poi la giriamo sulle varie... Buonasera a tutti, buonasera. Allora, il compito che mi è stato assegnato è di introdurre il tema del debito pubblico e faccio questo in presenza di uno dei massimi esperti sul panorama internazionale e sicuramente nazionale a fortiori, quindi è per me un grande onore.
faccio una sorta di lezione molto introduttiva e ho fatto una scelta di immagini che un pochino riprende la questione dell'acqua che oggi è molto presente in città. Allora, la prendo leggermente lontana, ma convergo molto rapidamente, quindi non preoccupatevi. In 30 minuti ho finito. Cos'è un lago? Definizione un po' banale, però, che io propongo: è un luogo nel quale è entrata più acqua di quanta non ne sia uscita. Mi sembra una definizione buona di lago. Un fiume è un luogo in cui invece scorre dell'acqua. Fuori di metafora, come misuro un lago? Lo misuro in metri cubi o in litri per vedere quanta acqua c'è. È una misura di stock. Il fiume lo misuro in metri cubi al secondo, al minuto, all'ora. È una misura di flusso. Veniamo all'economia, usciamo da questa metafora. Deficit pubblico è la differenza tra quanto entra nelle casse dello Stato e quanto ne esce in un dato periodo di tempo. Quindi è un flusso, così come un fiume. La misuro come? In euro all'anno, euro per unità di tempo. Per avere un'idea di quanto è grande il deficit pubblico, spesso lo si confronta con un'altra variabile flusso, che è il PIL, cioè il valore della ricchezza prodotta in un certo paese in un certo periodo di tempo. Il debito pubblico invece che cos'è? Beh, è la stratificazione di deficit e di surplus, a seconda che abbiano un segno positivo o negativo nel tempo, e quindi un qualcosa che assomiglia a un lago, è una variabile stock. Quindi tutta questa premessa per dire che il debito pubblico è una variabile stock. E quindi come la misuro? La misuro semplicemente in euro. Non in euro all'anno, ma in euro. Di nuovo, per avere un'idea di quanto è grande il debito pubblico, spesso si confronta questa grandezza con il PIL, che però non è una variabile stock, ma è una variabile flusso. Quanto è grande il debito pubblico italiano? Qui abbiamo il rapporto fra debito pubblico e PIL dall'Unità d'Italia sostanzialmente ad oggi. Cosa vediamo qui? Vediamo che a valle della Prima Guerra Mondiale aveva raggiunto un picco che è addirittura superiore al valore attuale, ma che nel secondo dopoguerra invece c'è stata una diminuzione molto importante e che, insomma, vedete l'andamento. Negli ultimi anni è di nuovo in forte crescita. In termini di confronto internazionale, il rapporto debito pubblico PIL italiano è anomalo, è in linea con gli altri paesi? Sono cose note, ma lo ripeto per chi, diciamo, non frequenta tutti i giorni il Sole 24 Ore o il Financial Times. Vediamo che l'Italia, linea rossa, è tra i paesi, questi sono i paesi dell'area OCSE, quindi sostanzialmente l'Unione Europea più i principali paesi industrializzati, e lì vediamo che l'Italia è subito dietro la Grecia, e quello che forse colpisce l'attenzione è il fatto che il Giappone, che molti di noi considerano, credo giustamente, un paese con un'economia solida, in realtà ha un rapporto debito-PIL più grande dell'Italia stessa. Quindi qua abbiamo un panorama di come si colloca il rapporto fra debito-PIL in Italia rispetto agli altri principali paesi del mondo. Naturalmente nel determinare il rapporto debito-PIL è anche molto importante la dinamica del denominatore, cioè capire cosa fa il PIL. È evidente che se il denominatore crescesse molto, anche questo rapporto si ridurrebbe, anche in assenza di una riduzione del valore assoluto del debito. Qui vediamo che purtroppo la drammatica anomalia italiana mi sembra in questo grafico molto ben rappresentata, cioè il PIL pro capite in Italia è fermo
da 20 anni, noi qui vediamo le variazioni del PIL pro capite dal 2000 ad oggi e vediamo che l'Italia, ultima barra a sinistra, è l'unico paese tra quelli dell'area OCSE che ha una riduzione del PIL pro capite, mentre altri paesi, la media OCSE, registra un aumento di più del 25% dal 2000 ad oggi. Da che cosa dipende il giudizio dei mercati finanziari sulla sostenibilità del debito? Qui il professor Cottarelli potrà essere ben più dettagliato di me, ma io per rapidità elenco alcune variabili che sono menzionate in tutti i dibattiti televisivi e in tutti i saggi su questo tema. Quindi certamente è rilevante la crescita dell'economia, questo è molto intuitivo. Tanto più il PIL cresce, tanto più, visto che il PIL costituisce anche la base imponibile sulla quale lo Stato estrae una tassazione, tanto più il PIL cresce, tanto più sarà relativamente facile per il governo onorare i propri debiti. Certamente sono rilevanti i tassi di interesse reali, perché c'è anche una dinamica del debito che si autoalimenta, cioè il deficit è fatto anche di interessi sul debito pregresso. Una delle cose che preoccupano o che cominciano forse un pochino a preoccupare i mercati oggi è proprio il fatto che in questo momento il tasso di crescita dell'economia italiana è inferiore al tasso di interesse reale e questo suggerisce che ci sia in prospettiva un problema di sostenibilità. Certamente contano i saldi di bilancio attuali e quelli attesi per il futuro. Certamente dipende anche dalla qualità della spesa e su questo torno tra un minuto. In sintesi però diciamo che tutte le cose che ho menzionato prima sostanzialmente incorporano un elemento di aspettative, per cui le aspettative dei mercati tendono in questo contesto ad autorealizzarsi. Cioè se per esempio il governo annuncia in modo credibile un contenimento del deficit, è possibile che i mercati ci credano e che quindi accettino tassi di interesse più bassi e questo contribuisce a favorire un processo di risanamento. Analogamente, se ci sono aspettative positive sull'economia, è possibile che gli investimenti crescano in maniera superiore al previsto e che quindi anche questo tenda a far sì che alcune aspettative si autorealizzino. Adesso lancio alcune piccole provocazioni. Cioè, qualcuno potrebbe dire, ma tutta questa ossessione per il debito pubblico, tutti ne parlano, tutti i giornali, è fondata o forse non stiamo guardando alla cosa giusta? Perché dico questo? Ma perché faccio un esempio molto banale, ma credo che riguardi la vita di un po' di tutti noi. Cioè, se io compro una casa, un appartamento che costa 100.000 euro e per fare questo mi indebito, faccio un mutuo di 100.000 euro, io la sera in cui ho fatto questa operazione non sono né più ricco né più povero di prima. Possiedo un appartamento che prima non possedevo, ma possiedo anche un debito nei confronti della banca che prima non avevo. Quindi il mio patrimonio netto al termine di questa operazione di acquisto di un appartamento non è cambiato. Quindi sostanzialmente quando io voglio valutare la ricchezza di una persona, tendenzialmente cosa faccio? Vado a vedere il totale delle proprie attività, delle attività di una persona o di un'impresa e poi vado a vedere il totale dei debiti che questa persona o questa impresa ha. Quindi tendenzialmente quando io provo a valutare la ricchezza di una persona o di un'impresa guardo al suo patrimonio netto, non solo ai suoi debiti o solo ai suoi attivi. Quindi qualcuno potrebbe in astratto dire, ma perché quando parliamo dello Stato guardiamo solo al debito e non guardiamo a qualcosa che assomiglia a un patrimonio netto? È una domanda, credo, legittima. E quindi se uno andasse su questa linea di ragionamento, cosa potrebbe immaginare? Potrebbe dire, se in un certo anno, che ne so, il valore delle riserve auree della Banca d'Italia aumentasse di 100 e contestualmente il debito pubblico aumentasse di 100 pure lui,
il patrimonio netto dello Stato non cambierebbe in quell'anno. E quindi perché preoccuparsi che il debito sia un po' cresciuto? Ho messo un po' così, un po' per scherzo, anche il Colosseo per indicare che lo Stato possiede un patrimonio immobiliare molto importante, di cui in linea di principio si potrebbe tenere conto per determinare appunto una sorta di patrimonio netto della pubblica amministrazione. E ho messo anche un quadro famoso di Botticelli che sta agli Uffizi a indicare che, volendo, tra le ricchezze possedute dallo Stato potremmo anche menzionare patrimonio artistico e culturale, per ricordare una lezione molto bella che ha fatto Enrico Musso la settimana scorsa. Volendo, anche ormai sono più poche cose, ma lo Stato ha alcune partecipazioni importanti in aziende che un tempo erano totalmente pubbliche. Ho messo l'immagine dell'Eni per dire che, per cui se domattina lo Stato vendesse il 3% di Eni e dedicasse tutto il ricavato ad abbattere il debito pubblico, potrebbe essere un'operazione che ha certamente degli effetti positivi, potrebbe avere degli effetti positivi in termini di efficienza, in termini di distorsione delle imposte, eccetera, eccetera, però dal punto di vista della ricchezza del Paese non cambierebbe nulla, nel senso che si riduce una passività, ma sparisce un'attività. Questo tipo di ragionamento può condurre a una revisione del nostro modo di pensare? Probabilmente no, molti economisti hanno riflettuto su questo, ma quali sono i problemi? I problemi sono che alcune delle attività che ho menzionato prima sono fortemente illiquide, altre hanno un valore molto aleatorio nel tempo, pensiamo al patrimonio immobiliare dello Stato, alle caserme, agli uffici pubblici, non parliamo dei quadri che stanno agli Uffizi, per cui sarebbe molto difficile immaginare che ogni anno lo Stato faccia una valutazione precisa di tutto il proprio patrimonio immobiliare, di tutto il proprio patrimonio artistico e inserisca lo Stato questi valori in un ipotetico bilancio patrimoniale. Questo per dire che, anche se ci sono alcune basi teoriche che possono avere una qualche significatività, dal punto di vista pratico è una via sostanzialmente non percorribile. Anche sulle spese in conto capitale è abbastanza difficile, perché sì, certamente è vero che c'è una forte differenza se lo Stato fa deficit per realizzare un'infrastruttura o se fa deficit per realizzare dei fuochi d'artificio, cioè questo è nel buon senso comune, però diciamo che il confine fra spesa in conto capitale e spesa corrente spesso non è così ovvio. Non so, la spesa per la scuola, per l'istruzione, alcuni la vedono come spesa per costruzione di un capitale umano del Paese, quindi qualche valore nella creazione di uno stock di capitale, altri lo possono vedere come un qualcosa che comunque attiene alla spesa corrente. Questo per dire che tirare una riga netta tra ciò che è spesa corrente e ciò che è spesa in conto capitale non è così ovvio come a una occhiata più superficiale può sembrare. Quindi diciamo che certamente la qualità della spesa conta anche nel fare riferimento a questo, e certamente l'amico Cottarelli di questo è molto esperto. Stiamo dimenticando qualcos'altro? Beh, prima ho fatto alcuni esempi di ricchezze che lo Stato possiede che in qualche misura si potrebbero contrapporre al debito pubblico in un ragionamento sulla sostenibilità della finanza pubblica. Però uno si potrebbe chiedere, ma può essere che ci siano in realtà dal lato dei debiti delle altre cose che stiamo trascurando? Ma menziono, un po' perché me ne sono occupato io, no, non solo io, per carità, in passato, quindi conosco un po' il tema, c'è questo concetto del debito pensionistico, cioè lo Stato, se lo Stato emette dei BOT, emette dei titoli di Stato, sostanzialmente possiede ai detentori, promette, scusate, ai detentori di questi titoli il pagamento di cedole e il rimborso di questi titoli a scadenze prefissate. Ma al tempo stesso, nei confronti di una persona che ha maturato il diritto alla pensione, che va in pensione, beh, analogamente lo Stato promette a scadenze specifiche il pagamento di una pensione fino a che questa persona vive. Quindi c'è qualcosa che assomiglia nella promessa di un pagamento di prestazioni senza nessuna contropartita a una sorta di debito. Quindi se uno calcola il valore attuale di tutte queste promesse ottiene una misura che assomiglia un po' a
a un'idea di debito. In realtà questa cosa che si chiama debito pensionistico è profondamente diversa dal debito pubblico, perché è una cosa che non è negoziabile, per esempio, sui mercati, mentre il debito pubblico lo è. Io non posso vendere i miei diritti pensionistici a un mio amico, mentre i miei titoli pubblici, volendolo, li posso vendere. La sottoscrizione di questo debito è obbligatoria, nel senso che i giovani che entrano nel sistema pensionistico sono obbligati a pagare i contributi in cambio di una promessa futura, non è che possono sottrarsi a questa sottoscrizione, diciamo, mentre invece nel caso del debito pubblico io posso anche dire no grazie, non mi interessa acquistare. E poi, vabbè, diciamo che nelle riforme pensionistiche si può leggere, volendo, una sorta di ripudio selettivo di una porzione del debito pensionistico spesso. Questo per dire che io credo che quella sia una variabile rilevante, ma che non sia opportuno sommare mele con pere, che quindi sia inopportuno sommare la variabile debito pubblico tradizionale con questa qua. Tutto questo discorso per dire che uno potrebbe effettivamente avere il dubbio che la variabile debito pubblico in sé sia un po' riduttiva, se si vuole dare una valutazione complessiva dello stato della finanza pubblica, però alla resa dei conti è molto ragionevole concentrarsi su questa variabile. Ma qua ho messo questa slide che, volendo, potremmo anche saltare. Una domanda un po' provocatoria, un po' più accademica: i cittadini sono ricardiani? Il riferimento è a questo povero Davide Riccardo, che aveva detto alcune cose, ma poi ne ha dette anche altre in cui risulta assolutamente chiaro che questi ragionamenti lui non li condivide. Sono ragionamenti molto più recenti di economisti anche molto importanti, molto sofisticati, che sostanzialmente dicono: immaginiamo che lo Stato tagli le tasse quest'anno, che succede ai consumi, che succede al risparmio? Dipende da come i cittadini pensano al futuro. Cioè, se noi immaginassimo che per il 2020 ci sia un taglio delle imposte finanziato a deficit, quindi che si emette del nuovo debito pubblico per finanziare un taglio delle imposte, ma ci fosse una persona di grandissima credibilità, per esempio il Carlo Cottarelli, che dice sì, io vi faccio questa operazione per il 2020, vi taglio le imposte, però con certezza io voglio rimborsare questo debito nel 2021, quindi nel 2021 sarò costretto ad aumentare la tassazione per rimborsare questo debito che contraggo per il 2020. Beh, è chiaro che il cittadino, se prende sul serio le parole di chi fa questa affermazione, a questo punto non percepisce che questo taglio delle imposte gli permette di consumare di più, perché si aspetta maggiori imposte per l'anno successivo. E a quel punto questo taglio di imposte non si tradurrà in un aumento dei consumi, ma i cittadini risparmieranno questi denari a fronte di un'aspettativa di maggiori imposte future. Vedete che c'è qualcosa onestamente di un po' cervellotico in questo ragionamento, ma diciamo che c'è un filone di teoria economica che si interroga su quanto i cittadini abbiano un orizzonte temporale lungo e quanto i cittadini associno tagli di imposte che non siano pareggiati da un taglio di spesa all'aspettativa di maggiori imposte future. Quindi c'è un filone di letteratura che riflette su questo. Io adesso non entrerei ulteriormente nel dettaglio. Questo perché non va avanti. Alcune altre questioni aperte. Ma insomma, è evidente che la tentazione che molti politici hanno è di dire: va bene, se i mercati non amano comprare certi titoli del debito pubblico, noi possiamo stampare moneta, chiedere alla banca centrale di comprare lei questi titoli stampando moneta. È quello che in parte succedeva prima del cosiddetto divorzio fra Banca d'Italia e Tesoro, avvenuto all'inizio degli anni Ottanta, però diciamo che quel divorzio ha segnato la condizione per fermare una spirale di inflazione che quelli meno giovani che sono in questa sala ricordano molto bene. Cioè, l'Italia degli anni 70 è stata un paese divorato dall'inflazione, in cui l'inflazione era superiore ai due, aveva cifre, era un numero a due cifre, e
l'inflazione è stata fermata sostanzialmente spezzando, o perlomeno anche tra le varie cose, anche spezzando questa catena. Proprio ieri abbiamo presentato qui a Genova un libro sulla figura di Paolo Baffi, c'era un capitolo scritto da Carlo Cottarelli sulla gestione del debito e lui giustamente dice in quegli anni si è usata l'inflazione come una sorta di tassa, che è una tassa molto iniqua, è una tassa non discussa democraticamente nel Parlamento, e chi oggi propone di togliere, di obbligare, diciamo, le banche centrali a comprare debito, quindi sostanzialmente a finanziare con moneta l'emissione di debito, dovrebbe pensare, si dice proprio in questo capitolo che ho letto nel weekend, perché ieri l'ho dovuto discutere, si dice, beh, quelli che hanno questa tentazione guardino all'Italia degli anni 70 per vedere com'era ridotta in termini di inflazione, guardino all'Argentina, guardino alla Turchia. Sì, questa è la cosa. Comunque questa possibilità per l'Italia non si pone, perché a questo punto il potere di stampare moneta sta a Francoforte e non sta più a Roma. C'è chi propone anche in maniera molto autorevole di creare un debito sovrano europeo, no? C'è chi parla di Eurobond, cioè c'è l'idea che ci possa essere un'emissione congiunta di debito di tutti i paesi europei, anche questo è un tema molto interessante. E che la crisi è stata causata. E c'è chi si chiede, è desiderabile un mondo senza debito? E questo io avevo capito essere il tema dell'intervento di Carlo Cottarelli. Quindi a lui cedo la parola, mi sembra di capire che si presenterà anche il nuovo libro di Carlo Cottarelli. Grazie. Grazie, spero che tutti abbiano preso appunti perché poi dopo c'è il test a crocette del professore dal voto. Credo che la lezione del professor Beltrametti sia stata molto utile a inquadrare uno dei temi cruciali della politica economica oggi in Italia, un tema tanto importante quanto paradossalmente assente dal dibattito pubblico. Se voi aprite i giornali e li sfogliate trovate menzione del debito pubblico soltanto nei giorni o nelle poche settimane in cui il governo italiano scambia lettere con la Commissione europea per l'approvazione del bilancio per l'anno successivo, e poi il tema in qualche modo sembra sparire. Perché sembra sparire? Perché noi come paese abbiamo spesso difficoltà a comprendere concetti economici, concetti su cui gli economisti hanno lavorato e hanno fatto progressi, hanno capito tante cose e hanno aperto anche tante domande, hanno lasciato tante questioni aperte su cui ancora lavorano negli ultimi decenni, che in parte sono le questioni che ha toccato il professor Beltrametti. Carlo Cottarelli del debito pubblico si è occupato in tante occasioni e tra l'altro al centro di un suo libro di qualche anno fa che si intitolava non casualmente Il Macigno. Ma il debito pubblico, dicevo, è una delle tante questioni che mostrano una distanza spesso tra quella che è la sensibilità dell'opinione pubblica, perlomeno l'opinione pubblica per come può essere dedotta dalla lettura dei giornali e dal dibattito politico, e l'opinione, tra virgolette, degli esperti. L'ultimo libro di Carlo Cottarelli, che ha un titolo strano, curioso, gli anglosassoni direbbero un titolo sexy, cioè Pachidermi e Papagalli, è dedicato appunto a capire quali siano o quali sono le principali bufale in materia di economia in cui, dice il sottotitolo, continuiamo a credere, che vuol dire che ci credevamo, ci crediamo e apparentemente continuiamo a farlo. E la prima domanda che vorrei fare a Cottarelli, partendo proprio dal libro per poi ritornare a discutere del debito, ma anche di tanti temi, di tante bufale che gli stanno intorno, che in qualche modo sono collegate, è: cosa vuol dire questo titolo? Che c'entrano i pachidermi e i pappagalli con le bufale? Allora, prima di tutto grazie di essere venuti qui questa sera nonostante questo tempo infame. Sono davvero grato di vedervi così numerosi qui. Io ho intitolato questo libro Pachidermi e Pappagalli traendolo da una canzone di Francesco Gabbani, un cantautore che mi piace molto. Francesco Gabbani un paio d'anni fa ha fatto una canzone intitolata Pachidermi e Pappagalli in cui parlava di bufale in generale.
Bufale, lui non parlava di bufala economica, parlava del fatto che le piramidi di Egitto le hanno costruite i marziani, che il Titanic non è mai affondato, che i Beatles sono un'invenzione, che Elvis e Marilyn vivono alle Hawaii, hanno aperto un bar che si chiama Star e fanno affari d'oro, per citare proprio il testo della canzone. Siccome io amo molto Gabbani, autore di Occidentali Scamma, con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2 anni fa, ho trovato come spunto promozionale di usare il titolo della sua canzone. Io non parlo di bufale in generale, parlo di bufale economiche. E ho scritto questo libro perché, tornato in Italia 2 anni fa, dopo io sono tornato una prima volta a fare il commissario per la revisione della spesa, poi sono tornato in America per 3 anni, una volta tornato in Italia 2 anni fa mi sono accorto che l'Italia era stata invasa dalle bufale, cose di cui non mi ero accorto nel 2013-2014. C'è stata un'invasione di queste, in America le chiamerebbero fake news, ma a me non piace usare il termine inglese, di queste bufale. Non mi piace usare il termine inglese per 2 motivi. In generale, io credo che purtroppo ci siamo abituati a usare troppo spesso le parole inglesi, anche quando ci sono parole italiane equivalenti, io davvero non lo capisco. Figurate che nella legge che istituiva la mia posizione di commissario per la revisione della spesa, nella legge italiana c'era scritto commissario per la spending review, come se noi non avessimo un termine equivalente. Quindi questo è un primo motivo per cui non mi piace usare il termine. Il secondo motivo è che la persona che ha diffuso negli ultimi anni questo termine è stato Donald Trump, che secondo me è un grande produttore di bufale, e quindi usare il termine fake news che aveva usato lui per attaccare gli altri mi sembrava proprio un po' paradossale. Allora mi sono accorto, tornato in Italia, che l'Italia era piena di queste bufale economiche, cose che si trovavano, che venivano dette nei talk show televisivi, ho detto un altro termine in inglese, talk show televisivi, cose che si trovavano in rete, ho resistito alla tentazione di chiamarla web, in rete, e quindi mi sono detto qui bisogna fare qualcosa. Io ho scritto prima, gli ultimi 3 libri che ho scritto per Feltrinelli erano per descrivere l'Italia come è, questo è per descrivere l'Italia come viene dipinta. E mi sono anche accorto, ho cercato nell'introduzione di spiegare, di razionalizzare perché queste bufale sono così abbondanti in Italia. E la risposta è un motivo oggettivo, e cioè che l'economia italiana negli ultimi 20 anni non è andata bene per niente. È successo qualcosa negli ultimi 20 anni che non era mai successo dall'unità d'Italia, dal 1861. È successo che per 20 anni il nostro reddito non è cresciuto. Noi abbiamo lo stesso reddito in termini di potere d'acquisto, cioè al netto dell'inflazione, che avevamo 20 anni fa. Non c'era mai stato un periodo di 20 anni, dal 1861, senza che la nuova generazione stesse meglio della precedente. E allora è chiaro che in una situazione in cui l'economia non va bene per 20 anni, la gente chiede delle risposte, e di solito cerca delle risposte che hanno 2 caratteristiche. Primo, sono risposte semplici. Secondo, sono risposte che ti rassicurano. Le risposte che ti rassicurano sono quelle che ti dicono la colpa è di qualcun altro, non ti fanno vedere la verità. Infatti io ho fatto un'altra dotta citazione all'inizio dell'introduzione citando Caterina Caselli: la verità ti fa male, lo so, la verità mi fa male, lo so, la verità mi fa male, lo sai, nessuno mi può giudicare. Ecco. E quindi, questa in Italia va di moda. Questa cosa che d'Italia va di moda e che la verità mi fa male, preferiamo guardare ad altre cose, è appunto quella cosa che ha, secondo me, reso comune, ha facilitato la diffusione di bufale. Bufale che però spesso hanno un fondo di verità. Tant'è vero che io in ogni capitolo del libro, che parla di bufale sull'euro, bufale sulle banche, bufale sulle pensioni, bufale sui poteri forti, bufale sui tecnici e l'austerità, ci ho messo anche una sezione delle bufale dell'establishment, perché anche l'establishment ha le sue bufale, anche i governi, le istituzioni internazionali diffondono bufale. Alla fine di ogni capitolo di questo genere, alla fine di ogni capitolo c'è una sezione intitolata cosa c'è di vero, perché c'è sempre qualcosa di vero. E la verità, che poi appunto ha generato tutte queste bufale, è che l'economia italiana non è andata bene negli ultimi anni. E appunto questo crea un terreno in cui
le bufale pascolano, si diffondono abbondanti. Ecco, la tipica obiezione che verrebbe rivolta nel tipico talk show televisivo a questo intervento di Carlo Cottarelli è: ha ragione, negli ultimi 20 anni l'economia italiana non è andata bene, c'è una ragione ovvia, fino al 1999 avevamo la lira, dal 1999 in poi abbiamo l'euro, per un certo periodo abbiamo avuto, diciamo, in circolazione ancora la lira di carta, ma era ai fini della politica monetaria coordinata con le altre valute europee, poi abbiamo avuto l'euro vero e proprio. E quindi, visto che prima andava tutto un po' meglio, diciamo, non proprio bene, ma andava un po' meglio, e dopo ha cominciato ad andare tutto peggio, quindi la causa è l'euro. Sì, questo è una cosa che è detta da molti, e anche qui c'è un fondo di verità. Questo lo spiego in questo libro, l'ho spiegato meglio nel mio libro precedente. Noi non abbiamo vissuto bene l'esperienza dell'euro, e secondo me non è un caso che in termini di reddito pro capite, che è quello che conta, noi abbiamo cominciato a perdere terreno rispetto al resto dell'Europa dopo che siamo entrati nell'euro. Anche negli anni 90 crescevamo di meno, ma negli anni 90 crescevamo di meno perché la popolazione italiana cresceva più lentamente. Poi è il reddito pro capite che ha cominciato a crescere di meno, più o meno 20 anni fa, con l'entrata dell'euro. Qual è la verità? Allora, la verità è che effettivamente abbiamo vissuto male l'esperienza dell'euro. La bufala è che non doveva finire così. È finita così perché abbiamo sbagliato ad adattarci all'euro. È un po' come se uno sta camminando per strada, sta camminando, arriva un tizio e dice: la vuoi questa bicicletta? Andai più veloce. Ah, bella questa bicicletta. La prendi, te la metti in spalla, cammini per 20 anni con la bicicletta in spalla e dici: stavo meglio senza bicicletta. Più o meno questo è quello che è successo in Italia. In termini concreti, cosa è successo? Siamo entrati nell'euro e per un po' di anni abbiamo continuato a fare una cosa che prima potevamo fare e poi non potevamo più fare. Quella cosa era mantenere un aumento dei costi di produzione delle imprese italiane, mantenere un'inflazione più alta che in Germania. Voi sapete, negli anni 70, 80, 90 c'era più inflazione in Italia che in Germania, però ogni tanto questo non creava un problema perché ogni tanto noi svalutavamo la lira e questo faceva recuperare agli imprenditori soldi, perché dopo che hai svalutato per 100 marchi tedeschi venduti sui mercati internazionali ti entravano più lire con cui tu compensavi i maggiori aumenti dei tuoi costi di produzione. Siamo entrati nell'euro, avremmo dovuto fare in modo, usare delle politiche interne che avrebbero consentito di avere un'inflazione in linea con quella della Germania. E invece abbiamo continuato a fare delle politiche poco assennate, e forse l'errore più grosso è stato fatto dal secondo governo Berlusconi, secondo e terzo governo Berlusconi, che dopo l'entrata dell'euro hanno ricominciato a spendere un mucchio di soldi pubblici, cioè hanno accelerato la spesa, e questo metteva pressione sui prezzi. Fra l'altro c'è stato un periodo di forte aumento dei salari del settore pubblico che trainava poi anche quelli del settore privato. Fatto sta che abbiamo per un po' di anni mantenuto un'inflazione più elevata. Ora, se la vostra impresa produce con costi che aumentano rapidamente e l'impresa tedesca invece costi che non aumentano, voi perdete quella che noi economisti chiamiamo competitività, cioè capacità di esportare, perché la gente, i mercati internazionali comprano per esempio biciclette prodotte in Germania piuttosto che le nostre biciclette che costano di più. E questo è quello che è successo tra il 79 e tra il 99 e il 2009 le esportazioni italiane sono aumentate dello 0%, quelle tedesche di quasi il 70%. Da lì che si è rotto qualcosa. Doveva finire così? Eravamo geneticamente incompatibili con l'euro? No, però abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Adesso stiamo recuperando, c'è ancora tanta strada da recuperare, ma stiamo recuperando. Ma il punto fondamentale è vero che abbiamo vissuto male l'esperienza dell'euro? Cavolo, ci siamo messi la bicicletta sulle spalle, e non è vero che potevamo
doveva finire necessariamente così. All'interno di questa storia c'è una bufala nascosta, c'è una bufala che in parte è vera, ma è, diciamo, la versione più popolare di questa cosa è una vera bufala. Io vi ho detto, c'è stata dopo l'entrata dell'euro più inflazione. Questo vuol dire che i prezzi sono aumentati abbastanza rapidamente dopo che siamo entrati nell'euro. La versione più semplice di questa cosa è che quando siamo entrati nell'euro i prezzi sono raddoppiati, perché i commercianti hanno usato un cambio di 1.000 lire per euro per convertire i prezzi da lire a euro. Allora, io nel libro si spiega bene che questo, l'elemento di verità è che effettivamente i prezzi sono aumentati più di quanto dovevano aumentare. Non ci sono stati controlli, poi c'è stata questa politica molto espansiva da parte dello Stato che ha ricominciato a spendere e così via. Quello che non è vero è che i prezzi sono raddoppiati. Ora, io adesso vi posso dare un po' di dettagli su questa cosa, perché è una cosa in cui... Io adesso vi dico perché questa è una bufala, so che però alla fine di questa cosa voi uscirete continuando a pensare che io sono matto e che i prezzi sono raddoppiati, perché voi siete andati al mercato, avete visto il prezzo del caffè che è stato convertito a 1.000 lire, il prezzo della pallina di gelato, la stessa cosa. Non sono riuscito a convincere neanche mio fratello di questa cosa, quindi so che è un caso, però io ci provo lo stesso. Allora, i prezzi sono raddoppiati. Se i prezzi raddoppiano, vuol dire che nelle statistiche ci sarebbe un aumento del 100%. Le cose che costavano 100 costano 200 e l'aumento è del 100%, si raddoppia. L'Istat, che misura i prezzi al consumo di circa 400 prodotti, con migliaia di punti di osservazione in tutta Italia, ci dice che nel 2002 i prezzi sono aumentati del 2,7%, cioè da 100, in media da 100 sono passati a 102,7, non da 100 a 200. C'è una bella differenza. L'Istat non ha nessun motivo per mentire su questa cosa. Questo lo dice lei. Questo lo dico io. Non ha nessun motivo per mentire su questa cosa. E dice che i prezzi sono aumentati del 2,7%. Non credete all'Istat? Va bene. Allora fate un altro esercizio mentale. Voi avete un certo reddito oggi. Se i prezzi raddoppiano, vuol dire che il potere di acquisto, la capacità di comprare del vostro reddito si dimezza. Allora, pensate a quello che succederebbe se il vostro reddito fosse la metà di quello che percepite oggi. Voi dovreste cambiare chiaramente il vostro stile di vita. Non potreste più comprare le cose che compravate fino al giorno prima. Il vostro stipendio si è dimezzato. Questo è l'effetto di un raddoppio dei prezzi, è la stessa cosa. Il vostro stipendio, a parità di prezzi, il vostro stipendio si dimezza, è la stessa cosa. Nel 2002 gli italiani hanno cambiato il proprio stile di vita? No. Nel 2002 i consumi, sempre ce lo dice l'Istat, sono aumentati dell'1,6% in quell'anno e nell'anno dopo. Si è andati avanti a consumare. Uno dice, ma io non credo all'Istat, io mi ricordo. Allora io sono andato a cercare di vedere i prezzi, qualche prezzo che potevo documentare. E sono andato a vedere il prezzo di Topolino, il fumetto Topolino. Fra l'altro la gente ha un ricordo di Stalin. Quando ho chiesto a mia moglie, ma secondo te quanto costava un topolino nel 2001, cioè prima dell'euro? Lei ha sparato 200 lire. Lei si ricordava il prezzo degli anni 60 quando leggeva Topolino. Perché uno poi... Allora, qualcuno si ricorda quanto costava Topolino nel 2001? Non 200 lire, un po' di più. A occhio e croce direi che nessuno qua leggeva Topolino nel 2002. Costava 3.400 lire un Topolino, 3.400 lire. E io ho le foto di Topolino nel 2001, 3.400 lire, e Topolino nel 2002, 1,07 euro, cioè convertito al cambio di 2.000 lire per l'euro. Non leggete Topolino, sono andato a vedere anche il costo di Tex. Il Tex mensile costava 4.000 lire. 4.000 lire nel 2001, uno c'ha in mente ancora prezzi molto più bassi, 4.000 è costato 2 euro l'anno dopo. Non leggete i fumetti? Sono andato a vedere i gelati Algida.
il cornetto algi da base, sono diventato un esperto. Cornetto algi, lì trovate se andate su Google stasera, trovate le bacheche dei gelati algida. Il cornetto algi da base, io ho trovato il prezzo del 98, era 1500 lire. In euro, 4 anni dopo, era di 90 centesimi, il che vuol dire 1750 lire, di più, ma non il doppio, e 4 anni dopo. Ho trovato le ricevute di un mio amico, il cui fratello raccoglie ricevute di ristoranti, ristorante prezzo fisso, lo stesso ristorante nel 2001, nel 2002, in lire, in euro, era la stessa cosa. Cioè, io ho trovato tutta questa cosa. Perché ci sia questa cosa non è chiarissimo, ma tutti hanno la percezione che i prezzi siano raddoppiati. Effettivamente però i prezzi sono aumentati più di quanto di quanto avrebbe dovuto accadere. Abbiamo perso competitività, l'Italia ha cominciato a soffrire per questa cosa. Faccio una controobiezione su questo perché mi sembra un tema interessante. Probabilmente è vero che i prezzi sono aumentati più di quanto dovevano crescere tra il 2001 e il 2003, mettiamoci il 2002 e mezzo, però dal 2003 in poi sono cresciuti molto più lentamente di quello che accadeva prima. Quindi se guardiamo sull'orizzonte ventennale sì, è ancora meno vero. Però per i primi 10 anni hanno continuato a crescere più che in Germania. Negli ultimi 10 anni le cose sono cambiate. Negli ultimi 10 anni i prezzi in Italia stanno crescendo meno che rapidamente che in Germania, stiamo un po' recuperando competitività. Ecco, tra i tanti prezzi che probabilmente sono scesi c'è un prezzo particolare, particolarmente importante, che è il prezzo dei mutui, il prezzo dei finanziamenti, il prezzo dell'accesso case. Al credito. Vabbè, tassi di interesse. Sì. Questo, due domande. Primo, ha a che fare con l'euro e secondo, nella misura in cui dipende o non dipende dall'euro, è stata una buona cosa per un paese come l'Italia oppure tutto sommato ne potevamo fare a meno? Dunque, l'abbassamento dei tassi di interesse, sapete che ovviamente si parla addirittura di tassi di interesse negativi, il conto corrente non rende più niente, eccetera, è qualche cosa che chiaramente è stata dovuta all'Europa. Era la cosa che noi speravamo, perché noi siamo entrati in Europa alla fine degli anni 90, siamo entrati nell'area dell'euro dopo gli anni 90, perché noi come Italia, come paese Italia, avevamo un problema di credibilità. I mercati internazionali non si fidavano a investire in titoli di Stato e pagavamo un tasso di interesse elevato sui nostri titoli di Stato. Uno dei benefici principali che si sperava nell'euro era proprio che, entrati nell'euro, i tassi di interesse sarebbero scesi. E effettivamente sono scesi. E noi abbiamo beneficiato, a parte il periodo in cui i mercati finanziari hanno cominciato a temere che noi uscissimo dall'euro, cioè la crisi del 2001 e del 2002, abbiamo beneficiato di tassi di interesse bassi. Poi ogni tanto i tassi di interesse aumentano perché si riprende questa paura che l'Italia debba uscire dall'euro. Un anno fa più o meno è successo la stessa cosa, quando i tassi di interesse sono il famoso spread, cioè la differenza tra i tassi di interesse pagati dall'Italia e il tasso di interesse pagato dalla Germania, che è una misura del rischio di investire in titoli di Stato, è aumentato a 326 punti base. Poi è ridisceso. In generale, se non facciamo sciocchezze, i tassi di interesse sono bassi. È una cosa che fa bene all'Italia? Certo, fa benissimo ai conti pubblici. Il debito pubblico è elevatissimo, abbiamo visto quali sono le conseguenze di un debito pubblico elevato. Se io sono molto indebitato e i tassi di interesse sono bassi, sto un po' meglio. Questa politica fa un po' meno bene ai risparmiatori italiani, perché ovviamente una volta avevi soldi in banca, quello ti davano un interesse, era un investimento abbastanza sicuro, stavi abbastanza tranquillo. Adesso non hai molte fonti di possibilità di investire a rendimenti alti, a meno che non ti prendi dei rischi, vai a investire in azioni e cose di questo genere. Ma se questi tassi di interesse bassi fanno molto male, cioè fanno male o non fanno bene al risparmiatore italiano, fanno invece molto male al risparmiatore tedesco, ancora di più. Perché? E questo è importante capirlo perché vi dà un'idea delle possibili tensioni che ci saranno in futuro. Il pensionato tedesco non ha una pensione pubblica molto alta. Le pensioni pubbliche tedesche sono più basse di quelle italiane, molto più basse di quelle italiane. Perché? Perché i contributi sociali pagati dai risparmiatori, dai lavoratori tedeschi, sono bassi in confronto a quelli italiani. E
Questo implica che il lavoratore tedesco è supposto mettere da parte i propri risparmi, investirli e poi vivere dei propri risparmi, non soltanto della pensione pubblica. Quindi tassi di interesse bassi, zero, sono un disastro per il pensionato, tedesco. E quindi questo crea una forte tensione all'interno dell'area dell'euro. Il che vi fa capire un'altra bufala clamorosa di cui si parla nel libro, e cioè che in Europa tutto viene deciso dalla Germania. Questo è un classico, si sente su YouTube queste cose, i vari filmati. Noi siamo entrati nell'euro, da allora tutto viene deciso dalla Germania. Cavolo, una delle principali decisioni che viene presa nell'area dell'euro è proprio quella sui tassi di interesse. E viene questa decisione presa dalla Banca Centrale Europea, dal Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale Europea, di cui Draghi era presidente fino a qualche settimana fa. Allora, forse non lo sapete, ma negli ultimi anni il rappresentante tedesco del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale Europea, il governatore Weidmann, governatore della Bundesbank Weidmann, ha prevalentemente votato contro la decisione presa dalla Banca Centrale Europea. È stato messo in minoranza. La Germania, il principale paese europeo, in termini di popolazione, in termini di prodotto, in termini di PIL, è stato costantemente messo in minoranza in Europa e ha dovuto accettare tassi di interesse che andavano bene per noi, l'Italia, paese indebitato, ma che rovinavano il pensionato tedesco. Questo per dire che non è vero che decide tutto la Germania in Europa. Questa è un'altra bufala. Casomai era vero che prima dell'euro, negli anni 90, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, che agiva ovviamente in autonomia perché la politica monetaria in Germania era gestita dalla Germania stessa, quando la Bundesbank aumentava i tassi di interesse, tutte le altre banche centrali d'Europa ci dovevano andare dietro, facevano la stessa cosa. Perché? Perché se non lo facevano, questo avrebbe causato una svalutazione delle varie monete che poi creava inflazione e creava qualche problema. Allora, negli anni 90 forse era vero che la politica monetaria in Europa la faceva la Germania, adesso non è più vero. Ecco, questo ci avvicina al tema del debito pubblico. Prima di arrivare a una domanda secca sul debito, io farei una domanda su quello che c'è a monte del debito. Cioè, è vero che una delle ragioni, o forse la principale ragione per cui l'Italia negli ultimi 20 anni è cresciuta così poco, è che siamo stati costretti dall'euro, dall'Europa, dalla Germania, dalla speculazione, dalle cavallette, dalle congiure internazionali, da quello che volete, a praticare una politica di austerità che ci ha impedito di sostenere come avremmo dovuto la nostra economia? Allora, e che i tecnici naturalmente sono stati, come sì, dire, gli allora, quello che la gente ha in mente è Monti. Il 2011-2012 Monti ha fatto l'austerità e questo ha causato la caduta del PIL, perché quando fai austerità tagli le spese, aumenti le tasse e quindi il PIL scende, e se scende il PIL il rapporto tra debito pubblico e PIL aumenta, perché il denominatore del rapporto, come diciamo noi economisti, scende e quindi il rapporto aumenta, il che dimostra che l'austerità non solo fa male all'economia, ma è anche controproducente. Questo è un altro classico delle bufale che si raccontano. Monti ha causato la crisi, ha fatto male all'Italia, ha fatto male ai conti pubblici. Da qui poi molte cose che sono successe dopo, perché quando poi si è cominciato a fare la campagna elettorale per il 2018 e si chiedeva per esempio ai rappresentanti il Movimento 5 Stelle, ma voi come pensate, andate al governo, non avete nessuna esperienza? La risposta di Di Maio, data ad Harvard in uno dei viaggi che ha fatto Di Maio all'estero, è stata: ah, noi siamo inesperti, guardate cosa hanno fatto i professori, guardate cosa hanno fatto i tecnici, hanno rovinato l'Italia. La narrativa che si è creata attraverso le bufale era quella per cui tutti i problemi dell'Italia erano dovuti a Monti. Allora, cosa è successo? Primo punto: Monti non ha causato la crisi, casomai è stata la crisi che ha causato Monti, perché Monti è stato chiamato perché l'Italia era già in crisi.
L'Italia era andata in crisi, a proposito di debito pubblico, perché con un debito pubblico che era il secondo più alto nell'area dell'euro, quando il debito pubblico greco è andato in crisi, i mercati finanziari, gli investitori hanno cominciato a dirci: ma quali sono gli altri paesi con un debito pubblico elevato? Guarda, c'è l'Italia. Allora non è che anche l'Italia va in crisi, allora se c'è questa paura scappiamo dall'Italia. E lo spread ha cominciato a salire a 600 punti base, quindi la crisi è stata causata dal fatto che nel periodo in cui andavamo ancora relativamente bene non abbiamo messo a posto i conti pubblici e ci siamo trovati con un debito alto. Ecco, scusa, un attimo, ti trovo... No, però cosa... volevo concludere, perché questo è un ragionamento complicato, volevo arrivarci alla fine. Debito pubblico elevato, siamo stati attaccati, è arrivato e il reddito ha cominciato a crollare già nel 2011, prima che ci fosse Monti. Nell'ultimo trimestre del 2011 il PIL stava scendendo a una velocità di 4 punti percentuali annualizzata. Adesso ci si preoccupa, scendiamo dello 0,1, dello 0,2. 4 punti percentuali, velocità annualizzata della caduta del PIL nell'ultimo trimestre del 2011. Monti è arrivato a metà di novembre del 2011. Che cosa doveva fare Monti? Lo Stato italiano prendeva prestito a tassi di interesse del 7,5, 8 punti percentuali. Il debito stava aumentando, il deficit stava aumentando. Cosa fai? Cerchi di emettere meno, di prendere a prestito un po' meno soldi. E non c'era alternativa. Cosa faceva? Annunciava un'espansione, un aumento della spesa pubblica. Già avevamo difficoltà a prendere a prestito quello che prendevamo a prestito. È ovvio che quello che devi fare è cercare di mettere a posto i conti pubblici. La crisi non è stata causata da Monti. Monti ha dovuto fare l'austerità perché c'era la crisi. C'erano alternative. Certo, se ci avessimo avuto qualcuno che ci regalava soldi dall'estero, si poteva andare avanti. Però non c'è nessuno che ti regala i soldi dall'estero. Quello che avrebbe però dovuto avvenire e che non è avvenuto, e qui di nuovo un po' di verità c'è nel fatto che l'Europa non ha fatto quello che doveva avvenire, è che in cambio di questa azione fatta da Monti per mettere a posto i conti pubblici, la Banca Centrale Europea doveva far scendere subito i tassi di interesse, lo spread, cosa che è avvenuta soltanto nel luglio del 2012. E quei 9 mesi tra il novembre del 2011, quando è arrivato Monti, e il luglio del 2012, quei 9 mesi, quei 3 trimestri, sono stati devastanti per l'economia italiana. Lì c'è stata un'opposizione da parte del Nord Europa che diceva: ma perché la Banca Centrale deve intervenire a sostegno di un singolo paese? Questo paese deve fare le sue cose e poi vedrete, i mercati finanziari avranno fiducia in quel paese e tutto andrà a posto. Questo può succedere in condizioni normali, non quando sei nel mezzo di una profonda crisi. E io questo già lo scrivevo all'inizio del 2012. Era necessario che Monti facesse quello che ha fatto, era però anche necessario che la Banca Centrale intervenisse immediatamente. Ovviamente non sto dando colpa a Draghi. Draghi poi è riuscito a intervenire nel luglio del 2012 facendo scendere i tassi di interesse, ma ci sono voluti 9 mesi per convincere il Nord Europa che era appropriato per una banca centrale comune intervenire a sostegno di un singolo paese purché quel paese stesse facendo le cose giuste. Io ho 3 domande in 10 minuti. La prima è molto facile la domanda e difficile la risposta, credo. Sia Beltrametti nell'introduzione, poi tu dopo, avete detto che l'Italia ha un alto debito pubblico, il Giappone ha un alto debito pubblico, eccetera. Però quando è che il debito pubblico è veramente alto? Beh, insomma, questo non c'è una risposta precisa. Dipende da tante circostanze. Dipende da chi detiene il debito pubblico. Dipende da qual è la tua capacità di crescita. Dipende dal fatto che il debito stia aumentando o scendendo. A parità di livello del debito, se il debito sta scendendo, questo riduce moltissimo il rischio di una crisi. Quindi ci sono differenze. Quello che sappiamo è che più o meno se tu hai un debito dell'ordine del 40-50% del PIL, anche 60% del PIL, sei relativamente protetto. Sei in un porto sicuro. Se vai fuori dal porto, dipende, se il mare è tranquillo e rimane tranquillo, puoi andare anche molto lontano dal porto, cioè puoi aumentare molto il tuo debito. Se il mare comincia a essere in burrasca è una cosa diversa. Se tu ti avventuri in mare con delle buche sopra nella linea di galleggiamento, allora forse stavi meglio a stare nel porto.
Quindi dipende da tante circostanze. Quel che sappiamo, questa è un'altra bufala, quella famosa sui i conti pubblici europei, perché hanno un tetto del 3%? Il deficit non può eccedere il 3% del PIL e il debito non può eccedere il 60% del PIL. Ma questa è una bufala, perché proprio il 3%? Infatti c'è tutta la storia che questo 3% è stato inventato da un funzionario francese, poi se leggete il libro vedete che anche quella è una bufala. Ma perché proprio il 3%? È un numero magico? Se fosse il 3,5% sarebbe un disastro, se fosse il 2,5% stiamo tutti bene? No, questa domanda è sbagliata, perché è un po' come chiedersi, c'è il limite di velocità in autostrada del 130, beh, è insensato, perché se io vado a 131 non mi succede niente, se io vado a 135 non mi succede niente. Allora il punto fondamentale è che quando fissi un limite deve essere per forza un numero specifico, ma quello che è vero è che più veloce vai in autostrada più aumenta il rischio che hai un incidente. È lo stesso per il debito pubblico, più alto è il tuo debito pubblico più aumenta il rischio che ci sia un incidente di percorso, cioè una crisi tipo quella del 2011 e del 2012. Hanno ragione quelli che dicono che in realtà possiamo stare abbastanza tranquilli perché a fronte di un grande debito pubblico, questa a Genova è una domanda, stare attenti, abbiamo anche una grande ricchezza privata? Se mani al portafoglio. Sì, questo è un punto, mani al portafoglio, attenzione, perché questo ragionamento porta a dire allora risolviamo il problema del debito pubblico con una bella patrimoniale, vi tassiamo tutti. Il debito pubblico, sì, se siamo disposti a pagare, possiamo anche azzerarlo. Se ogni italiano è disposto a dare 38.000 euro in un colpo solo, il debito pubblico si azzera. Però capite, non è una cosa facilissima fare. Contiamo pure i neonati, quando dico sono 37.000 più che 38.000, la gente spesso dice 38.000. 37.000 euro. La patrimoniale, cioè un'imposta sul patrimonio che è una tantum, ma abbatte il debito rapidamente, è una cosa che secondo me può avvenire soltanto in un momento di profonda crisi, altrimenti questa ricchezza privata non è che aiuta molto la sostenibilità dei conti pubblici, perché lo Stato è una cosa, i cittadini sono un'altra. Il fatto che i cittadini siano ricchi e lo Stato sia povero è un problema, perché magari i cittadini si stufano di prestare soldi allo Stato, li vogliono indietro e è questo che accade quando avvengono queste crisi di debito pubblico, poi lo spread va su, poi stanno male anche i cittadini perché l'economia si blocca. Io vorrei concludere con due pillole per poi magari vedere se qualcuno vuole fare un paio di domande approfittando dell'ultimo quarto d'ora. Bufala di sinistra, è vero che se mandiamo le persone prima in pensione possiamo creare nuovi posti di lavoro per i giovani? Ma se chi la pensa in questo modo vede l'economia come un tavolo intorno a cui ci sono 10 sedie, i posti di lavoro, e se non si alza uno il giovane non trova posto dove sedersi. Ma l'economia non funziona così. Un'economia sana è un'economia che crea posti di lavoro. E poi se anche fosse vero che nell'immediato il giovane trova lavoro soltanto se si alza qualcuno, magari quando qualcuno si alza, cioè va in pensione, l'imprenditore decide di togliere la sedia perché in un momento in cui l'economia non tira magari vuole ridurre l'occupazione. Quindi il prepensionamento serve soltanto a ridurre l'occupazione. Insomma, vedremo alla fine di quest'anno quante persone hanno trovato lavoro in conseguenza di quota 100. Si diceva per ogni pensionato ci saranno 3 giovani che trovano lavoro, poi si è detto 2, adesso vediamo 1, probabilmente neanche. Tra l'altro neanche per ogni quell'uno. Pensionato non ci sono neanche in Italia 3 giovani, quindi quel problema lo risolviamo prima. Questo è il problema demografico di cui si parla molto nel libro, sì. Bufala di destra, è vero che se noi tagliassimo le tasse in deficit l'economia crescerebbe abbastanza da risolvere automaticamente il problema del debito? Se qualcuno è in grado di farmi l'esempio di un paese che ha fatto questo, gli pago una pizza, un gelato, più che una pizza, una cena in un ristorante stellato, diciamo. Perché non c'è un paese che tagliando le tasse in deficit abbia risolto il proprio problema di debito pubblico, o che in generale non c'è un paese che abbia, e ne abbiamo guardati, abbiamo fatto uno studio che guarda a tutti i 75 anni dopo la seconda guerra mondiale, non c'è un paese, ci sono tanti paesi che hanno ridotto il proprio debito pubblico, c'è una trentina di casi di riduzione del debito pubblico forte, in nessuno di questi casi si è aumentato il deficit pubblico tagliando le tasse per far ripartire l'economia. Ora, se nessuno l'ha fatto,
e hanno tutti seguito altri approcci, ci sarà pure un motivo. Ci sono stati casi di tagli di tasse finanziati in deficit, l'ha fatto Ronald Reagan negli anni 80, ha tagliato le tasse in deficit, cioè prendendo i soldi a prestito, l'economia un pochino è ripartita. Negli 8 anni di presidenza Reagan il debito pubblico americano è aumentato di 20 punti percentuali di PIL. Ora loro partivano da un livello di debito pubblico del 40% del PIL e sono arrivati dal 40 al 60. Noi partiamo già dal 135% del PIL, che facciamo? Arriviamo a 155, non ci arriveremo mai, ci sarebbe una crisi prima. Ecco, io guarderei, abbiamo ancora circa un quarto d'ora, credo, 20 minuti, quindi se c'è qualcuno che vuol fare delle domande ne approfittiamo volentieri, altrimenti andiamo avanti così. Ce n'è una lì, e una qua in prima fila, una lì in seconda fila. Se abbiamo un microfono lo usiamo, altrimenti perfetto, grazie. Chiederei a tutti di essere sintetici e concisi. No, volevo solo una spiegazione. Come funziona invece il debito pubblico elevato del Giappone? Qual è che, come riescono a sostenerlo? Questa è la domanda. È una mia curiosità. Sì, no, dunque, io naturalmente ho dovuto parlare del Giappone perché è un tema molto. Quando si parla dell'Italia, com'è che il Giappone ha un debito pubblico del 240% del PIL e sta bene? Sta bene. Negli ultimi 25 anni i tre paesi nel mondo, tra i paesi avanzati, ma in pratica vuol dire nel mondo, che sono cresciuti meno sono stati l'Italia, la Grecia e il Giappone. Non è vero che il Giappone sta bene. È vero un'altra cosa, che non ha avuto una crisi manifesta come abbiamo avuto noi nel 2011 e nel 2012. Non l'ha avuta per un insieme di motivi. Prima di tutto il debito giapponese non è così alto come sembra, perché il governo giapponese pubblica dati sul debito e tutte le organizzazioni internazionali li riportano, che non sono dati consolidati come facciamo noi. Cioè se l'INPS giapponese compra titoli di Stato del governo giapponese, quello viene considerato debito, ma l'INPS è parte del settore pubblico, noi lo consolideremmo e i giapponesi non lo fanno. Non solo, ma il governo giapponese ha un mucchio di attività liquide, attività finanziarie, sempre e soprattutto tramite l'INPS giapponese. Al netto di questo il debito giapponese è alto, ma non è il 240% del PIL, è il 150% del PIL. Poi il Giappone non ha il Giappone non ha un debito pensionistico. Si è parlato prima del debito pensionistico, cioè il debito creato dal fatto che il governo deve pagare pensioni in futuro e la popolazione invecchia e la pressione della spesa per pensione aumenterà. A che età si va in pensione in Giappone? A 71 anni, ma non in teoria, questa è l'età di pensionamento effettiva, documentata dall'OCSE, 71 anni. Da noi siamo ancora a 63 anni, vogliamo diventare Giappone, andiamo in pensione a 71 anni. E poi ci sarebbe da parlare, molto del debito giapponese è detenuto dai giapponesi stessi. Io ci metterei anche il fatto che la banca centrale giapponese compra tanti titoli di Stato giapponesi. Però questo non crea inflazione, anche la banca centrale europea ha comprato un mucchio di titoli italiani e non ha creato inflazione. Però questo richiede una certa, tra virgolette, credibilità e soprattutto richiede che i giapponesi che vengono pagati, che si tengono in tasca un mucchio di yen, non gli venga in mente di magari comprarsi dollari o euro con quegli yen, perché questo farebbe cadere lo yen, creerebbe inflazione e così via. Pensate all'Italia, possiamo replicare lo stesso modello? Pensiamo di uscire dall'euro, creiamo la nuova lira. Voi alla fine del mese siete pagati in nuove lire. Che fate? Ve le tenete in tasca sapendo che questa nuova moneta magari si è appena svalutata del 20%, 25%, perché uscendo dall'euro sarebbe questo che succede? Oppure dite, io per stare tranquillo vado in banca e queste nuove lire me le cambio in euro, perché io so che queste euro, che l'euro mantiene il proprio valore nel tempo. Questa nuova lira si è appena svalutata del 20-35%, il governo mi dice che è una cosa una tanto, ma io per sicurezza vado in banca e mi compro euro. E se questo avvenisse però la liretta continuerebbe a svalutarsi. Quindi credo sia molto difficile. C'è poi un mucchio di altre cose che ci sono nel libro sul Giappone, ma credo che questo vi dia un po' l'idea che replicare in Italia il modello giapponese non funzionerebbe. Una è già risolta perché era proprio sul Giappone. La seconda è sull'Ungheria.
L'Ungheria ha una flat tax come imposizione diretta, sì, molto bassa, è attorno al 15%. Ha un'imposizione indiretta, IVA, l'imposta europea, al 27%. L'economia nel complesso sembra, a quello che io leggo almeno, sì, che vada bene. È una ricetta praticabile questa, e che cosa significa e che rapporto può avere con la situazione italiana come modello? Ma in generale la pressione fiscale in Ungheria è più bassa di quella italiana, hanno più, meno tasse sul reddito, più tasse sui consumi. Io credo che in Italia sarebbe meglio avere una pressione fiscale più bassa. Uno dei motivi per cui, anzi il primo motivo nei sondaggi degli imprenditori per cui si fanno pochi investimenti in Italia è proprio il fatto che la pressione fiscale è molto alta, perlomeno per chi paga le tasse, perché poi c'è un mucchio di evasione, ma per quelli che pagano le tasse la pressione fiscale è molto elevata, addirittura siamo intorno al 49% per quelli escludendo l'evasione. Mi credo che vada ridotta, bisogna trovare delle fonti di finanziamento, cioè o risparmio o riduzione dell'evasione oppure risparmio sul lato della spesa. Si può pensare anche a una minore riduzione della tassazione sul lavoro e a maggiore tassazione dei consumi. Non era, sapete, la questione delle clausole di salvaguardia, nessuno voleva aumentare l'IVA, eccetera. Da un punto di vista teorico credo che ci sia un merito nel spostare la tassazione sui consumi, perché tassi meno il lavoro, questo crea più posti di lavoro. Tassi i consumi, però insomma alla fine anche lì comunque stai tassando. La teoria dice che potrebbe, io non sono mai stato convinto che sia utilissimo spostarsi dalla tassazione sul lavoro alla tassazione sui consumi. Può esserci un effetto, ma non mi sembra una cosa risolutiva. In ogni caso, nelle ultime settimane sarebbe stato impossibile aumentare l'IVA perché era diventata una cosa psicologica, era come la linea del Piave, io l'ho detto anche ieri sera alla radio, è come se gli austriaci avessero sfondato la linea del Piave, è il disastro nazionale. Però razionalmente si potrebbe fare, aumentare l'IVA, tagliare le alte tasse, non mi sembra la cosa decisiva, credo che io cercherei di abbassare la pressione fiscale, ecco, complessivamente. Per abbassare la pressione fiscale, questa proprio me l'hai chiamata, senza aumentare il deficit e il debito bisogna tagliare la spesa, si può? Ma sì, se prima di tutto si capisce che tagliamo la spesa per avere i soldi rientrano nell'economia, perché si tagliano anche le tasse, questo è già la cosa che dovrebbe facilitare questo procedimento. Bisogna rinunciare a qualcosa che lo Stato ci dà, che dà qualcuno di noi, se vogliamo avere tasse più basse. Siamo disposti a farlo? Per ora non abbiamo mostrato questa difficoltà. Ci sono stati un po' di tagli di tasse negli ultimi anni, la pressione fiscale si è ridotta, però è andato a scapito del mancato rafforzamento delle finanze pubbliche. Nei periodi in cui l'economia cresceva, dal 14 al 18, e le entrate dello Stato aumentavano, tendevano ad aumentare, sono abbassate le aliquote di tassazione, perché si pensava che questo fosse almeno utile a vincere le elezioni o il referendum, e poi non è stato neanche così. Però credo che si possa, lavorando senza fare disastri, senza cambiare lo stato sociale, la nostra spesa, anche al netto degli interessi, la nostra spesa primaria, come diciamo, quindi al netto degli interessi, sì, sì, è intorno al 44-45% del PIL, mi sembra. Ridurla di 2-3 punti percentuali, cioè da 45 a 42, non è che cambia lo stato sociale. Rimane lo stato, l'Italia non diventa gli Stati Uniti, non diventa il Giappone, paesi a spesa pubblica bassa, però ci sarebbe lo spazio per ridurre la tassazione e portare per esempio il cuneo fiscale a livello europeo, il che toglierebbe questo svantaggio che il lavoro italiano ha rispetto al lavoro europeo. La domanda lì. Tutte le volte che si parla di ridurre il debito pubblico, in realtà si parla di ridurre il rapporto fra debito, sì, e PIL. Come ci ha spiegato Beltrametti, il debito è uno stock, sì, e il PIL è un flusso. Sì. C'è qualcosa di truffaldino in questa cosa, nel senso che il PIL quest'anno aumenta, sì, e quindi il debito sembra pesare di meno, ma l'anno, sì, dopo il PIL può calare e in valore assoluto il debito è cresciuto.
e quindi sì, cresce anche la proporzione. Guardi, Anomalo, lei solleva una marea di domande interessanti dal punto di vista della finanza pubblica che non trovano una risposta semplicistica. Io stesso anni fa mi sono fatto lo stesso punto di partenza: il debito è uno stock, forse lo si deve confrontare con la ricchezza, che è un altro stock. La maggior parte degli economisti continuano a pensare che confrontare il reddito, il rapporto tra debito pubblico e PIL, cioè quanto si produce in un anno, sia appropriato, perché il PIL sono le risorse da cui lo Stato può trarre attraverso la tassazione per pagare interessi sul debito. Quindi è vero che sopra c'è uno stock, però c'è anche un flusso, cioè gli interessi sul debito. E lo Stato utilizza questo, utilizza la tassazione del PIL per pagare interessi sul debito e potenzialmente anche per ripagare il debito. Però è una questione molto interessante. Il consenso tra gli economisti è che è ancora una varia. Questo lo insegno anche nel mio corso alla Bocconi, di questo diverso. Quindi ha centrato l'obiettivo. È un tema difficile, però la maggior parte degli economisti continua a considerare che sia il rapporto tra debito pubblico e PIL la variabile rilevante, perché il PIL è come una garanzia. È come se tu confronti il tuo debito col tuo reddito. Questo è quello che fanno le banche: dice, tu hai un debito di tot, quant'è il tuo reddito? Perché lì vengono le risorse con cui puoi pagare gli interessi e in teoria ripagare il debito. Credo abbiamo spazio per un'ultima domanda. Sì, buonasera professore. Allora, io le chiedo direttamente come vede il ruolo dello Stato nell'economia, citando il discorso dell'ex Ilva. Io sono di Taranto e l'Ilva vale l'1% sull'economia nazionale di PIL, un punto di PIL sull'economia nazionale. Quindi vede un ruolo dello Stato nella gestione dell'economia pubblica, Unione Europea permettendo. Grazie. Dunque, dell'Ilva non commento perché l'ho detto più volte, sono due anni che non rispondo alla domanda sull'Ilva perché per un motivo di conflitti di interesse. Nel senso che io lavoro, dirigo l'osservatorio sui conti pubblici che ha tanti finanziatori, banche, imprese e così via. Tra questi finanziatori c'è Arvedi, l'acciaieria Arvedi. Perché se io dico qualcosa sull'IVA si pensa che io stia dicendo qualcosa per conto di qualcos'altro. Quindi non ho mai risposto. La sua domanda però è più generale: come vede il ruolo dello Stato nell'economia? Io, per me un ruolo fondamentale dello Stato nell'economia è quello di garantire un punto di partenza uguale a tutti. Cioè, dobbiamo avere tutti una possibilità nella vita, indipendentemente dal fatto che sei nato ricco, povero, eccetera, indipendentemente che sei stato al nord, al centro, al sud dell'Italia, indipendentemente da qualunque altra cosa, lo Stato deve metterti in condizione di poter dare il meglio nella vita. Il che vuol dire che poi vale il principio del merito, cioè lo Stato non può garantire l'uguaglianza nei punti di arrivo, però è un principio anche di civiltà che garantisca l'uguaglianza nei punti di partenza. Il che vuol dire scuola pubblica che funziona ovunque, nel nord, al centro, nel sud Italia. Vuol dire assistere chi ha, perché anche la salute è fondamentale. Se uno ha una salute debole, voglio vedere, se questo pure si impegna c'è poco da fare. Quindi uno Stato deve preoccuparsi delle disabilità, eccetera, dare un punto di partenza a tutti. Se tra imprese cosa vuol dire? Questo vuol dire tra imprese evitiamo le lobby, i gruppi di pressione, diamo una possibilità a tutte le imprese, vuol dire combattere l'evasione fiscale, perché l'evasione fiscale è una cosa che distorce anche la concorrenza, vincono non le imprese migliori ma le imprese che evadono. Vuol dire combattere la corruzione, perché la corruzione è una cosa che non fa vincere le imprese migliori ma quelle che corrompono, e così via. Da questo principio della uguaglianza, che io chiamo uguaglianza nelle opportunità, non uso il termine pari opportunità perché in Italia ha un altro significato, uguaglianza nelle opportunità, derivano tante cose. E quindi io vedo il ruolo principale dello Stato. Che cosa comporta questo in termini di intervento nell'economia? Io non vedo un ruolo permanente dello Stato come imprenditore. Lo Stato può intervenire in certi momenti di necessità, però non ha un vantaggio comparato a fare acciaio, faccio per dire, o fare altre cose. Ci sono certi momenti in cui anche negli Stati Uniti lo Stato è intervenuto per sostenere l'impresa automobilistica che poi è stata privatizzata. Il rischio è che in Italia una cosa diventa pubblica e poi rimane pubblica e si finisce con il Ministero delle Partecipazioni Statali, che è stato abolito nel 1993 per un referendum di massa.
Ecco, io chiuderei con una domanda che non c'entra nulla, ma che credo possa interessare a tutti. Cosa si prova quando ti chiama Mattarella e ti dice qui è un casino, devi venire tu? Allora, prima di tutto mentalmente ero preparato a un'eventualità del genere, perché settimane prima che che ci fosse la chiamata si era parlato di questa cosa, quindi ero mentalmente preparato a dire ad accettare. È arrivata di sorpresa la cosa, perché poi sembrava che la cosa andasse a tutt'altra parte, quindi come ho raccontato più volte stavo lì per guardarmi una puntata di Breaking Bad su Netflix e a cucinarmi le lenticchie eccetera eccetera. È arrivata inaspettata, è stata una sorpresa. Ovviamente quella notte non ho dormito, fra l'altro io quel mattino, io sono di Cremona, la notte prima l'avevo dormita a Cremona e avevo dimenticato Cremona il mio rasoio elettrico quando ho fatto a mezzanotte, dopo aver chiamato amici, figli, mi sono trovato a fare la valigia e non c'avevo il rasoio, non c'avevo niente per farmi la barba. Allora cosa faccio? Sono dovuto uscire a cercare uno di questi negozietti che sono aperti tutta notte, e c'era un Carrefour dove sono andato non troppo lontano di casa. Arrivo lì, c'era la fila e sono comprato un rasoio, questo usi getta, mi sono trovato lì in fila e vi assicuro l'idea che mi è venuta era dire: io salto la fila dicendo lei non sa chi sono io. Poi mi sono trattenuto, ho fatto la fila ordinata a mezzanotte. Grazie Carlo Cottarelli, grazie Luca Beltramette, grazie Enrico Musso. Un'ultima informazione di servizio. Questa sera abbiamo parlato tanto di mercato, il mercato è un apostrofo rosa tra le parole quant'è, e in fondo alla sala potete comprare Pachidermi e Pappagalli e gli altri libri di Carlo Cottarelli. Grazie, arrivederci. Arrivederci.